Oggi parliamo dei caich, i casoncelli di Breno. Ingrediente tipico, il formaggio Silter della Valle Camonica, un prodotto tipico del nostro territorio. Siamo a Malonno, nel caseificio Turnario, dove si produce il Silter, un formaggio che viene prodotto in Val Camonica e nel Sebino Bresciano. Questo formaggio viene prodotto soprattutto sulle malghe e anche d'inverno nei caseifici aziendali e nei caseifici Turnari. Per produrre un formaggio di qualità come il Silter, bisogna seguire tutte le fasi della produzione, dalla qualità del latte fino alla stagionatura. Per questo dal 1994 le comunità montane di Valle Camonica e del Sebino Bresciano con la provincia hanno sempre sostenuto l'assistenza tecnica a tutte le aziende piccole e medie della Val Camonica ed anche i caseifici per migliorare le qualità dei prodotti della Val Camonica e del Sebino Bresciano. Il latte di tutte le bovine viene controllato periodicamente ed anche il latte di massa che va poi nella produzione del Silter viene controllato tutti i mesi. Questo permette di avere un'ottima qualità del latte in caldaia, che è la prima cosa, la base per produrre un formaggio di qualità. Inoltre viene seguita anche la tecnologia di produzione, perché il Silter deve essere prodotto come veniva prodotto dai nostri nonni, seguendo un disciplinare di produzione dove, accanto diciamo alla tecnologia di produzione tradizionale, abbiamo anche dei parametri tecnologici che gli agricoltori casari in questo caso devono seguire per ottenere un prodotto di qualità e avere una uniformità di produzione durante tutto l'anno di questo prodotto. L'assistenza tecnica a tutti i casari e a tutti gli allevatori ha permesso a questi di rimanere sul territorio e produrre come un tempo i loro prodotti, seguendo anche tutte le normative nuove che sono uscite negli anni e che hanno dovuto mettere in pratica nei loro allevamenti e nei loro caseifici di produzione. La consulenza a tutte le aziende e caseifici della Val Camonica e del Sebino, sostenuta dalle comunità montane e dalla provincia, ha contribuito alla permanenza degli agricoltori nella Val Camonica e nel Sebino, che da anni producono questo formaggio di alta qualità calcita. Ci affidiamo ora allo chef Marco Martinelli per la realizzazione della nostra ricetta. Oggi presentiamo i ravioli di Breno.
detti anche caice di Breno, sono un prodotto gastronomico tipico della Val Camonica. Vediamo insieme gli ingredienti. Confezioniamo la pasta fresca all'uovo con la farina di grano tenero, 00, le uova e aggiungiamo all'impasto la farina di grano saraceno, tipico prodotto delle zone di media alta valle. Il ripieno, un ripieno ricco, un ripieno della festa, è composto da arrosto di carne di maiale, bollito di vitello, biete cotte al vapore, orbette, uva sultanina, noci, amaretti, uova, formaggio Silter della Val Camonica, burro per aromatizzare il composto, pane grattugiato, mortadella e salame. I caice di Breno vengono poi conditi e aromatizzati con il burro, cipolla e accompagnati nei giorni di festa come piatto unico da una polenta molto morbida. Confezioniamo ora la pasta fresca con la farina di grano tenero e la farina di grano saraceno. Una volta inseriti gli ingredienti in planetaria, possiamo procedere con la fase dell'impasto, che durerà 6-7 minuti a una media velocità. Passati i minuti necessari ad impastare il composto, lo togliamo dalla planetaria e controlliamo l'elasticità ma anche la compattezza e la morbidezza. Ora, per preservarne l'umidità, lo avvolgiamo nella carta pellicola. Lasciamo rilassare l'impasto in frigorifero per almeno 2 ore. È ora di confezionare il ripieno. Utilizziamo un tritacarne e passiamo le carni e i salumi 2 volte alla macchina. Uniamo anche la carne di vitello. Aggiungo anche i salumi. Ora possiamo aggiungere alla carne tritata e i salumi tritati le biete tagliuzzate, il prezzemolo e l'aglio tritato grossolanamente. Unisco anche gli amaretti e l'uva sultanina mollata precedentemente nell'acqua. Ed infine le noci. Insaporisco il ripieno con sale, una macinata di pepe e della noce moscata. Infine aggiungo il formaggio Silter. Ed aggiungo il pane grattugiato solo se necessario per addensare eventualmente la morbidezza del ripieno. Ora sfogliamo l'impasto fino a renderlo dello spessore di all'incirca 1 mm. I caici hanno una pasta abbastanza spessa. Raggiunto lo spessore di poco inferiore al millimetro, procedo con il taglio. Utilizzo un cerchio coppa pasta del diametro di 12 cm. Aggiungiamo ora il ripieno al centro di ogni raviolo, confezionandolo con le mani, dando prima una forma tondeggiante, poi schiacciandola leggermente e inserendola al centro della pasta in modo che si regga in questa posizione.
Chiudiamo il raviolo in questo modo, pennelliamo metà della superficie, chiudiamo la pasta sopra ripieno, con i pollici schiacciamo in modo da eliminare l'aria e pieghiamo in verticale il raviolo. Come ultimo passaggio di chiusura andiamo a schiacciare la parte superiore della pasta, in questo modo. Arrivati a questo punto, prepariamo il condimento per i ravioli di Breno utilizzando il burro che facciamo sciogliere in un pentolino e aggiungiamo un poco di cipolla tritata che facciamo appassire a fiamma delicata. Infine aggiungo le foglie di salvia spezzate con le mani. Una volta dorata la cipolla, proseguo con la cottura dei ravioli di Breno. Il tempo di cottura dei ravioli di Breno è di all'incirca 5 minuti, dopodiché li scolo e li faccio insaporire nel burro aromatizzato. Il caicio di Breno è un piatto della festa, quindi lo serviamo con la polenta e finiamo di condirlo con il formaggio Silter di lunga stagionatura e scaglie al contatto del calore emaneranno tutto l'aroma del formaggio. E con il piatto di oggi abbiniamo un Valcamonica IGT. È un vino che viene dalla valle forse più estrema del territorio bresciano, una bellissima fusione tra la sapidità del Marzemino e l'eleganza e la suadenza del Merlot. Un olfatto di bacca rossa molto pieno, un po' minerale con una sfumatura di grafite, accompagnano un gusto fresco ma allo stesso tempo intenso, molto in linea con quello che è lo stile di un vino di montagna, quindi essenziale e minerale. Tutto questo perfettamente in abbinamento con i nostri casoncelli di Breno, detti anche caicci. Eccoci in Valle Camonica, sto parlando della valle delle incisioni rupestri, siamo per la precisione all'interno del Parco Nazionale di Naquane, diciamo ai confini anche all'interno della riserva regionale Ceto Cimbergo Paspardo, chiaramente sito UNESCO 94 che molti conoscono sicuramente. L'arte rupestre della Valle Camonica è stata inserita come patrimonio nella lista dell'UNESCO come primo sito in Italia. E da qua diciamo che perché mi trovo qua? Mi trovo all'interno di una zona molto affascinante in questa area. Noi, sto dicendo noi come azienda, abbiamo praticamente deciso di recuperare questo bellissimo ambiente dalla nostra famiglia. Abbiamo realizzato un impianto che vedete alle mie spalle, totalmente diciamo realizzato con materiale locale, quindi con legno dal posto, all'interno di un'area che non poteva chiaramente essere disturbata con un impatto ambientale negativo. La cosa che ci ha premuto sin dall'inizio è stata quella di recuperare questa area, soprattutto perché
sulla base dello sviluppo della viticoltura che si è verificato in questi ultimi 10 anni dall'approvazione del disciplinare IGT nel 2003, la comunità montana con enti locali ed attualmente il GAL si è fatto e si sta facendo un lavoro, un continuo lavoro per il recupero della viticoltura, che questo chiaramente tutti sappiamo contribuisce non solo, diciamo, a recuperare la viticoltura per una produzione chiaramente importante del vino, ma anche per il recupero dei versanti attraverso il recupero dei versanti collinari, ma soprattutto di montagna, perché siamo in una zona in cui possiamo considerare viticoltura eroica, in cui ci sono dei terrazzamenti che chiaramente senza l'intervento dell'uomo, perché sono terrazzamenti chiaramente artificiali, costantemente vengono, diciamo, curati. La viticoltura e il recupero di questi ambienti contribuisce, come tutti sappiamo, a gestire anche l'impatto, diciamo più che l'impatto, a gestire il dissesto idrogeologico, e quindi da qua vediamo la grande importanza del recupero e del recupero soprattutto anche delle tradizioni che sono fortemente legate, diciamo, all'impegno che hanno avuto i viticoltori, anche di giovani che si stanno approcciando da una decina di anni a questa parte. Siamo all'interno di LGT Valle Camonica, UIGP se meglio vogliamo, ed è uno dei più, diciamo, ristretti disciplinari, nel senso che prevede un quantitativo di non più di 80 quintali ettaro, e questo ci consente di valorizzare soprattutto la qualità del prodotto, che oggi chiaramente è ciò che noi andiamo cercando per poterci meglio piazzare sul mercato. La grande passione per la nostra terra, da comuni, diciamo, autentici, ci lega fortemente a questo progetto che ci ha visto impegnati in questi anni, come lega fortemente tutti i viticoltori della Valle Camonica che si stanno impegnando sul nostro territorio. Abbiamo, tra virgolette, la fortuna di avere queste fantastiche incisioni rupestri. Nella particolarità mi soffermo sul personaggio Grandi Mani, che sta alla mia destra e appunto dal quale è partita il nostro collegamento, la nostra espressione del nostro prodotto è indissolubilmente legato a questa forma di promozione, io direi promozione del territorio in primis, legata alla promozione chiaramente del vino, ma sono due cose che comunque vanno di pari passo. Non possiamo valorizzare un territorio se non riusciamo ad agganciarci fortemente a quelle che sono le peculiarità. Quindi questo personaggio che ci ha ispirato ha fatto un po', diciamo, il nostro segnavia, e noi tutt'oggi stiamo lavorando su questo aspetto, sempre comunque nel rispetto chiaramente del disciplinare di produzione, che ritengo molto importante, soprattutto anche riferito alle linee guida che vengono date appunto oggi dall'assistenza tecnica, che consente, tra virgolette, a tutti i produttori della Valle Camonica di operare comunque e di eseguire dei trattamenti mirati, con lo scopo di ridurre i trattamenti, proprio per cercare di andare incontro anche alle nuove esigenze che sono, diciamo, anche della comunità europea, della riduzione dell'impatto ambientale attraverso il controllo dei trattamenti, e soprattutto per il rispetto di questo ambiente che per noi rimane comunque fondamentale.